Ciao, oggi vorrei parlarti di quello che tanti considerano uno dei problemi maggiori nel gestire il camper, ovvero lo scarico della cassetta del WC, i liquami. Innanzitutto dobbiamo capire come estrarla correttamente. La cassetta ha un suo blocco che possiamo vedere qui. Va sollevato verso l'alto. Questa è una versione ovviamente di cassetta, ce ne sono tanti altri modelli, ma sostanzialmente l'idea è sempre questa, che in questa zona frontale della cassetta ho una linguetta da sollevare per poter estrarre la cassetta. Nel momento in cui la cassetta esce libera, vuol dire che abbiamo effettuato correttamente la manovra. Attenzione ad una cosa, però ci deve essere una considerazione importante, ovvero la cassetta deve essere in questa condizione, deve essere da sopra perfettamente chiusa, perché nel momento in cui è aperta puoi notare che questa parte, non essendo più longitudinale, non consente l'uscita della cassetta. Quindi mi raccomando, è importante che sia perfettamente chiusa da dentro. Una seconda cosa, ovviamente, che da dentro non ci deve essere niente, perché altrimenti nel momento in cui estrai la cassetta succede un guaio. Ricapitoliamo, quindi questo dritto è chiuso e alziamo la levetta di incastro per poter tirar fuori la cassetta. Questa è una versione di cassetta che ha le ruotine, quindi puoi gestire la cassetta come se fosse un trolley. Perché? Perché ovviamente nel momento in cui è piena la cassetta può arrivare anche a pesare quasi 20 kg. Consideriamo che la gestione della cassetta non è soltanto l'estrarla, ma ovviamente andarla a vuotare. Quindi apriamo il tappo. La iniziamo a vuotare ovviamente nel suo tombino specifico e dopo qualche secondo premiamo questo tasto che è il tasto di sfiato. Quindi consente ovviamente a un serbatoio chiuso nel momento in cui esce il liquido di prendere aria e potersi vuotare completamente. Ricorda sempre che non devi soltanto vuotarla, ma devi anche sciacquarla bene. Perché all'interno la cassetta ha un sensore di livello. Il sensore di livello si occupa a indicarci quando la nostra cassetta è praticamente piena. Dopo che abbiamo finito di vuotarla, possiamo rimettere il tappo, chiudere correttamente e andare a riposizionare la cassetta. La cassetta che deve ovviamente fare il suo scatto di inserimento di blocco. Quello che dicevamo prima, il sensore di livello. Molte volte le cassette risultano con il sensore di livello inchiodato. Inchiodato perché purtroppo talvolta non viene utilizzata quella che è una carta specifica per i bagni chimici. E tanti considerano, ah, basta una semplice carta ecologica. In realtà no, queste sono carte che, proprio come indicazione del costruttore, prevengono le ostruzioni e i tappi, perché la carta igienica può poi condensare e diventare molto rigida. Per evitare questo, dobbiamo tutte le volte in cui noi abbiamo vuotato la cassetta utilizzare un liquido che è un disgregante. Disgregante significa che quello che noi poi andremo a vuotare intanto non ha un odore esageratamente sgradevole, ma in secondo luogo è totalmente liquido e viene utilizzato questo tipo di prodotto. Questo è il più conosciuto da tutti, ma ce ne sono anche di tante altre marche e modelli. Ultimamente un bel po' di campeggi, fate attenzione perché richiedono l'utilizzo solo ed esclusivamente dell'ecologico. Né quanto utilizzarne di questo? Sicuramente questo è importante. Nel tappo della cassetta
c'è un dosimetro che dobbiamo... La dose però non è ovviamente sempre la stessa. Starà un po' a te iniziare a fare l'occhio nel suo utilizzo. Tipicamente se ne consiglia un bicchierino da un bicchiere di plastica si usa, eccetera, oppure usi questa parte e lo riempi fino al massimo. In realtà cosa succede? Che talvolta potrà essere troppo e talvolta potrà essere poco. Ovviamente a luglio potrà risultare poco perché c'è più caldo e si incontra più fermentazione, mentre in pieno estate, in pieno inverno addirittura potrebbe risultare troppo poco. Sta quindi a te imparare a fare un pochettino le dosi, ma tipicamente è meglio peccare di troppo liquido rispetto a troppo poco, e la prima volta che sbagli a metterne troppo poco vedrai che te ne accorgi facilmente. Cosa succede? La cassetta, noi tutte le volte che abbiamo scaricato dobbiamo mettere questo liquido qua che vi ho appena detto, ma in realtà la cassetta, nonostante la vuotiamo, la laviamo bene, tutte le volte che esce acqua bianca, va pulita correttamente, e questo serve proprio per far lavorare correttamente il sensore di livello, che è una stina che ha questo movimento. Nel momento in cui anche noi sembra di averla pulita bene, rimane inchiodata la stina del livello, non lavorerà più e non ci consentirà più di capire quando la cassetta è piena o no. Esiste quindi questo tipo di prodotto, fatto sempre da loro, ma come vi ripeto poi ci sono tante altre marche anche che li fanno, che serve proprio a pulire completamente la cassetta. Mi raccomando, questo usatelo, è un prodotto che viene utilizzato piuttosto poco, ma rende la cassetta totalmente nuova dal punto di vista delle incrostazioni interne. Avete le indicazioni su come usarlo, ma sostanzialmente va lasciato agire qualche ora con l'acqua tiepida in modo proprio da riuscire a togliere tutte le incrostazioni, e il produttore raccomanda di utilizzarlo 2 o 3 volte l'anno. Ovviamente dipende anche dall'utilizzo del camper. Con questo abbiamo chiuso, ricapitoliamo soltanto quindi di ricordarsi sopra di avere la ghigliottina totalmente chiusa, perché altrimenti la cassetta non esce. Mi raccomando, non sforzare se senti che non esce. Sollevare la linguetta, che in questo caso è di colore arancione, ma nelle cassette più vecchie, la C200 ad esempio è di colore giallo, di quelle della Dometica di colore azzurro, ma sostanzialmente sono comunque fatte tutte così, quindi la sollevi verso l'alto e solo a quel punto la cassetta è libera di uscire. Io ad esempio, per essere sicuro che non sia niente su, chiedo sempre a mia moglie di aprire e chiudere la ghigliottina per essere tranquilli di aver scaricato tutto correttamente. Ok? Apriamo tappo e versiamo. Con questo vi saluto e vedrete che anche la parte sostanzialmente più brutta del vivere in camper potrà essere gestita correttamente se utilizzate i prodotti giusti e un po' di manualità corretta. Ciao!